uccisa a coltellate, il corpo martoriato dalla furia di chi ha voluto spegnere la sua luce. Rossella Nappini, 52 anni, infermiera al San Filippo Neri, è morta così nell'androne di un palazzo dove si era trasferita per accudire la madre anziana. Nella notte gli inquirenti hanno fermato un uomo di 45 anni e nazionalità marocchina che con Rossella avrebbe avuto una relazione ed è indagato per omicidio premeditato. Sono le 5 del pomeriggio nel quartiere Trionfale, quadrante nord-ovest di Roma. È un tranquillo lunedì di rientro dalle ferie. Qui però, in questo palazzo di via Giuseppe Allievo, qualcosa cattura l'attenzione di tutti. I residenti del palazzo hanno sentito gridare aiuto intorno alle 17 e qualcuno è sceso a controllare cosa fosse successo. Due studenti universitari percorrono in fretta e furia le scale e arrivano all'androne. È lì che trovano l'orrore, il corpo di Rossella, senza vita, pantaloncini e scarpe da ginnastica, come chi esce di casa solo per un attimo, magari per fare la spesa, sapendo di rientrare entro poco. Chiamano i soccorsi, è la mobile ad arrivare, che ora indaga, coordinata dalla PM Claudia Alberti. Sul corpo Rossella aveva diverse ferite da arma da taglio, sia sull'addome che sulle braccia, perché si sarebbe difesa. Da ieri sera gli agenti della squadra mobile hanno battuto tutta la zona, i cassonetti, le telecamere di sorveglianza e anche le aree verdi alla ricerca di indizi e soprattutto dell'arma. Fino a tardi gli inquirenti hanno sentito i testimoni, ma la svolta è arrivata a notte fonda con il fermo di un 45enne marocchino che di recente avrebbe avuto una relazione con Rossella. Secondo le indiscrezioni, sarebbe stato a casa a Via Allievo con Rossella poco prima del fatto. Monica, sorella adorata della donna, e suo marito commentano increduli la notizia. No, non è vero niente. Rispettate il dolore d'altro. Perché dice che non è vero niente? Non sappiamo nulla. Però insomma siete confusi da questo fermo. Non so nulla. I contorni della brutale aggressione dunque sono ancora da definire. Perché l'ha uccisa? Tempo fa Rossella avrebbe subito degli episodi di stalking fino a trovare la sua macchina imbrattata di vernice con la scritta ti amo, ma non li avrebbe denunciati. Era l'uomo fermato l'autore di quest'atto vandalico? La PM contesta la premeditazione perché l'uomo si sarebbe recato a Via Allievo già armato di coltello. Intanto sui social di Rossella campeggia un post del 2018. Donate, dice, alla Casa delle Donne perché nessuna più debba subire violenza. Un orrendo presagio per una donna che si è spenta proprio per mano di un mostro.